A leggere bene risultati e classifica ci si convince che la giornata è stata molto favorevole alla Lazio, che all'Olimpico è tornata alla vittoria dopo 6 turni, superando per 2-1 il Pescara. Dopo il gol di Fiorini, al 5° minuto, che vedremo, si pensava ad una domenica facile per i biancocelesti, che invece si sono fatti mettere sotto dal Pescara per parecchi minuti. Il raddoppio della Lazio è giunto nella ripresa al 5° sugli sviluppi di una punizione di Garlini, sempre capocannoniere del torneo. Il Pescara, dopo aver addirittura sfiorato il pareggio, ha soltanto ottenuto il gol della bandiera con Roselli al 22° della ripresa.